Attualmente l'attività sportiva giovanile è partita a 360 gradi. Sì, siamo partiti veramente sotto tutti i punti di vista e direi che siamo partiti anche col botto, perché la risposta, diciamo, alla nostra società è stata importante. Intanto l'Olmo Ponte ha aperto, come dire, le porte alle ragazzine. Sì, quest'anno abbiamo aperto le porte anche alle ragazzine, abbiamo fatto due open day ai quali sono pervenute, mi sembra, una quindicina o anche più di ragazze, e ci siamo, e praticamente sono già iscritte, sono state inserite negli organici delle squadre maschili, perché per quelle piccole possiamo farlo. Com'è nata l'idea? Ma l'idea è nata perché di fatto il calcio femminile probabilmente, secondo noi, dovrebbe avere un boom importante. Noi siamo in collaborazione anche con l'Arezzo Calcio Femminile, magari per quando saranno più grandi le ragazze, però crediamo che farle giocare insieme ai ragazzi le faccia anche crescere, e comunque insomma c'erano state delle richieste importanti e noi siamo sempre pronti a rispondere alle richieste. A livello tecnico come vi siete organizzati? A livello tecnico, diciamo, più che altro logistico, ci siamo organizzati e abbiamo dotato degli spogliatoi proprio ovviamente per le ragazze, questo è evidente. A livello tecnico, tutte le ragazze che vengono da noi, quelle di un'età, possono giocare o con i loro parità o addirittura con quelli più piccoli, perché è consentito questo dalle regole della federazione. All'inizio di questa nostra intervista, Presidente, lei ha detto che l'Olmo Ponte è partito con il botto, però la soddisfazione più grande è stata la risposta delle famiglie e dei ragazzi che hanno avuto accesso alla vostra scuola calcio. Diciamo che questo era un anno, per quanto ci riguarda, pieno di incognite, perché come sappiamo c'è stato il discorso del Covid, ci sono delle società, compresa insomma anche, diciamo, parliamone pure l'Arezzo, ma tante altre, che hanno messo in campo diverse, diciamo, proposte per quanto riguarda la scuola calcio e tutto quanto, quindi francamente temevamo un calo dei ragazzi che invece non c'è stato, anzi devo dire che abbiamo per ora, rispetto all'anno scorso, anche se l'anno scorso è poco indicativo, diciamo anche rispetto agli anni precedenti, abbiamo avuto un incremento importante, cioè abbiamo qualcosa come 200 e più ragazzi solo nella scuola calcio, senza considerare poi le squadre giovanili che sono altrettanti ragazzi, quindi per assurdo quest'anno è partito in un modo direi clamoroso. Ed è una fiducia tutta meritata, perché come Olmo Ponte, solo come Olmo Ponte, siete presenti da circa 20 anni ad Arezzo nel fare calcio giovanile. Sì, questo è vero, mi fa piacere che l'hai detto, perché le cose bisogna che dicano quell'altro, non noi. Noi è un parecchio tempo che siamo organizzati per fare questo tipo di lavoro. Lo facciamo con tutte le nostre forze, con tutta la nostra umiltà, perché siamo gente, diciamo, semplice, però molto organizzati e con istruttori che sono sicuramente all'altezza sia tecnica che umana di farle. Non solo, noi quest'anno abbiamo curato in maniera importante l'aspetto logistico e abbiamo consegnato alla città, perché alla fine questo è, un impianto che francamente ci invidiano da tutte le parti della provincia e non solo. Certo, adesso bisogna aspettare i campionati, bisogna correre per i tre punti. Vabbè, questo è un altro discorso. A livello tecnico sicuramente qualche problema, come tutte le squadre, visto le defaianze di alcuni ragazzi che hanno voluto smettere o degli spostamenti ci sono stati, però insomma credo che siamo riusciti a mettere in campo le nostre squadre più importanti, che sono una prima categoria ben fornita di giovani, perché questo noi facciamo, una categoria di juniores elite che ce l'abbiamo solo noi qui ad Arezzo, e due squadre regionali che sono, a parte c'è anche l'Under 18 che quest'anno l'hanno fatta, anche quella noi l'abbiamo fatta, non tutti l'hanno fatta, e poi abbiamo le due squadre regionali che sono l'Allievi e i Giovanissimi. Bene Presidente, grazie e buon lavoro. Prego, a voi.